Voci.fm, il sito delle voci. Grande festa giovedì 23 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la nona edizione del Premio Internazionale del Doppiaggio. Un gran galà condotto in grande stile da Pino Insegno e Monica Marangoni. Questo Gran Premio non è soltanto una serata di gala, comincia 3 mesi prima con tutte giornate, simposi, incontri in tutte le università più importanti, con tanto di linguisti, vocologi e quant'altro. Per cui parlare di un doppiaggio inutile è un problema personale. Ormai tu puoi vederlo in tutte le lingue, se sai il turco guardatelo in turco, fallo tutti originali, poi vedrai, devi veicolare allora anche i libri, da domani tutti in originale. Sono molto felice quest'anno di condividere con lui appunto la presentazione di questo premio, soprattutto di aver avuto un approccio a questo mondo, quello del doppiaggio, che è davvero poco conosciuto, ma un mondo proprio perché inesplorato, un mondo da scoprire e un mondo molto interessante, perché noi spesso sentiamo solamente il prodotto finale di un lungo lavoro che pochi conoscono, ma è invece un lavoro fatto da professionisti con tanta dedizione, con tanto amore e soprattutto con tanta professionalità, quindi viva il doppiaggio davvero. Organizzato dallo stesso Insegno con Filippo Cellini e con il manifesto DOC realizzato per l'occasione da Enzo Sciotti, che ha voluto regalare al premio anche una piccola mostra dei suoi manifesti cinematografici più famosi, il premio del doppiaggio di quest'anno è stato dedicato in modo particolare alla difesa, se così vogliamo dire, di un'arte e di una professione attaccata da più fronti, e su tale scia è arrivata a sorpresa anche la lettera del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono emozionato davvero e non lo sapevo. Desidero esprimere vivo apprezzamento per l'iniziativa rivolta a mettere in luce un'eccellenza della produzione culturale italiana come quella dell'attività di doppiaggio. Questo è Mattarella. Veicolo importante degli scambi culturali, il doppiaggio delle opere televisive e cinematografiche adempie alla funzione analogamente sviluppata dalla traduzione di opere letterarie, di accesso dal grande pubblico alla creatività di autori in lingue diverse dalla nostra. La circolazione e la reciproca conoscenza di valori, modelli di vita, esperienze, deve molto all'attività di doppiaggio, che consente di vivere in modo diretto i messaggi di opere provenienti dall'estero. Linguistica, semiologia e fonologia sono interpellate dall'attività di doppiaggio, che richiede adattamento di dialoghi, capacità di interpretazione da parte degli attori, competenze tecniche maturate negli anni per coordinare le nuove colonne sonore alle immagini. Il coinvolgimento delle università in quest'opera ne convalida gli aspetti di vera e propria industria culturale italiana, le cui radici risalgono agli anni 30 del secolo scorso. Con vive espressioni augurali invio i miei saluti agli organizzatori e a tutti i partecipanti. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Beh, questo è lo scopo del Gran Premio del Doppiaggio. Al di là di passare e trascorrere una serata piacevole, bella, comunque l'obiettivo che ci siamo dati sin dall'inizio è quello di far emergere questo mestiere, farlo diventare qualcosa che non fosse solamente in ombra ma che avesse luce. E devo dire che in tanti anni, in 9 edizioni, ci siamo riusciti. Nel corso dello spettacolo, che si è aperto con un flash mob dedicato alla La Land, premiati tra gli altri Filippo Ottoni con il premio alla carriera, Barbara De Bortoli per il suo doppiaggio di Claire Dance in Homeland, anche se a ritirare per lei il premio è stata Laura Boccanera, Andrea Roversi per il miglior missaggio e per la voce di Jeffrey Rush in Genius, Rodolfo Bianchi. Time is e lui, lo sai, il tempo, bello, perché è buono. Io faccio Dortmund, capo di Imbruti. Dovevo andare a capo, cioè, per esempio, dovevo andare. Per cui io sembra che ho una bronchite cronica quando vado dentro il cronospato, perché
veramente stiamo andando lontano. È una tecnica. Non è una tecnica, io sono andato a parli. Tutto, così risulta più bravo io, faccio apposta. Tanto per strada conoscono me e io mi invio tutti poi. Ciao. Nel mezzo un bel po' di ospiti come Massimo Lopez e Fabio Celenza a dimostrare come con il doppiaggio si può anche scherzare. Lopez, scusami, non... Buonasera. Massimo, che con la voce fa il socchio con voi. Anche con il corpo, ma... Sono con te. Una cosa molto... Una cosa molto... Ima, che... E così. E io... No, 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 io ti rendi conto che non so più come tu stai scendendo mentre c'è strano, immaginami io in strapalanzia, c'è tembre, stress, tutte queste mozzarelle light e dai Ascio, è un brossetto, non ridi. Qualunque artista, non lo so, però se lo fa improvvisa forse viene uguale. No, è Masco? No, mamma, me ne sono fatti tanti quei ragazzi così. E anche Ivan Dalia e Alex Britti, che si sono esibiti al pianoforte e alla chitarra. Sottotitoli anche se una lingua la parli, perché sennò poi ti perdi delle cose e di conseguenza ti perdi un sacco di cose di recitazione, di mimica facciale, di cose che vengono, di fotografia, di regia, e quindi anche quando capisco la lingua preferisco vedere i film doppiati. E a proposito di musica, rigorosamente dal vivo, quella del Vivaldi Soundtrack Ensemble diretto dal maestro Paolo Vivaldi. Se continui questo passo, devi prenotare lo stadio olimpico, sai? Sì. Io non preferisco parlare d'altro stasera, olimpico, sono ricordi troppo freschi, sta risata, problemi sbagliati. Ci sono dei momenti che basta. Va bene. Basta. E prima? Pino, forza. Sì, mi hanno nominato olimpico. Abbiamo un po' mentre io dica, scusate, ma... Come spazio. Come spazio, sì. E noi abbiamo coperti male gli spazi. Lavora con la voce. È su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.